Siamo con Enea Martelli del San Domenico Savio. Oggi la tua doppietta ha consentito alla tua squadra di agguantare il pareggio. Come hai visto la partita? È stata complicata? Sì, diciamo che siamo partiti un po' molli oggi, cioè non eravamo i soliti. Poi ultimamente giochiamo sempre un tempo sì, un tempo no. Quindi il secondo tempo siamo entrati con più convinzione e siamo riusciti a riprendere questa partita e potevamo forse anche vincere. Forse di buono vi portate a casa proprio la reazione. Fino adesso avevate subito un po' di rimonte, avevate ceduto un pochino a causa di cali di concentrazione. Questa è la notizia positiva di oggi? Sì, diciamo di sì. Diciamo che abbiamo giocato meglio il secondo, quindi speriamo di iniziare dalla prossima partita a giocare bene anche il primo, dai. E a fare i 40 minuti tutti a un certo livello, come possiamo giocare. Voi siete una squadra che ci ha abituato a giocare palla terra molto bene sulle fasce, con la punta che viene incontro a favorire la manovra. Oggi nel primo tempo in particolare non si è visto, anche nel secondo avete fatto un po' di fatica. È dovuto alle dimensioni del campo, a qualcos'altro? Sì, un po' sì, perché rispetto al nostro campo questo è più piccolo, quindi abbiamo sofferto un po' questa cosa. E poi comunque avevamo il ritmo un po' troppo basso per poter fare, diciamo, i movimenti che quasi sempre riusciamo a fare. Su 5 partite, ben 3 pareggi, una vittoria. L'anno scorso siete stati molto altalenanti, per un momento avevate dato l'impressione di potervela giocare, poi vi siete trovati a lottare per non retrocedere. L'ultima volta che ci siamo incontrati ci avevate detto che questa squadra secondo voi ha un potenziale molto alto. Sei d'accordo e in cosa dovete migliorare allora? D'accordo, sono d'accordo, perché vedendo come ci alleniamo sono d'accordo che il potenziale è alto. E come ho detto prima, dobbiamo migliorare più che altro sotto l'atteggiamento mentale. Se riusciamo a giocare tutti i 40 minuti bene e concentrati, possiamo fare ottimi risultati. Grazie mille, in bocca al lupo per la stagione. Crepi.